Buongiorno e ben ritrovati su LRM TV. Oggi siamo qui per un nuovo appuntamento con Pillole di Memoria con Renato Vai. Per l'occasione parliamo dell'arrivo delle truppe naziste ad Alba nel settembre del 43. Ecco. Renato, cosa sai raccontarci di questo periodo? Beh, io nel settembre 43 avevo solo 4 anni, però, quindi obiettivamente non ricordo quel periodo, però mi ricordo le conseguenze, perché mio padre mi raccontava quegli anni dei quali non avevo conoscenze, quindi mi ha attraversato la sua memoria, e soprattutto mi ricordo che iniziava sempre con una frase: ah, il settembre 43. Crescendo, ho fatto delle ricerche, e il settembre 43 fu veramente un mese che la nazione intera ne soffrì. Pensate che venne firmato l'armistizio l'8 settembre, era cassabile dal generale Castellano, dove non si sapeva i milioni di baionette dei poveri cristi italiani, militari in tutta l'Europa, cosa avrebbero fatto. Eravamo alleati, eravamo co-belligeranti, eravamo, non si sapeva. E i tedeschi ne approfittarono, avevano un loro piano già preparato nei minimi particolari, in base a, da truppe alleate nostre, da un giorno all'altro, ma lo sapevano prima, allora vennero truppe di occupazione. E i tedeschi erano esasperati, vedevano che la guerra stava perdendo, gli alleati non erano ancora sbarcati in Normandia, ma erano sbarcati in Sicilia, quindi avevano conquistato la Sicilia, stavano risalendo lo Stivale. Quindi quel voltafaccia degli italiani fu veramente pagato in maniera con centinaia di migliaia di prigionieri e morti. Pensate che ad Alba caricarono sui treni merci per mandarli in villeggiatura in Germania, e quasi nessuno tornò dai campi di lavoro di sterminio, caricarono più di 1.500-2.000 militari. Pensate, in tutta Italia, treni continui che andavano a lavorare in Germania perché c'era sete di manodopera. Quindi fu veramente un insuccesso, una valle di lacrime per l'Italia. Difatti, il ricordo del settembre 43 nella mentalità popolare andava avanti per decine di anni, fine del boom economico. Se di nuovo qui siamo finiti, qui siamo perduti, non ci tiriamo più sulle brache, diceva la gente. Perché non sapeva dove andare, alcuni facevano festa, la guerra finì, no? Non era finita la guerra, ma incominciava in maniera diversa. Vorrei ricordare cosa successe ad Alba, diciamo, ecco, che tu mi dicevi prima, Alba in particolare. Dobbiamo sapere che Alba era una città che aveva un'importanza relativa sul fronte di guerra, aveva un'importanza economica, perché ricordiamoci che ad Alba c'era la sede amministrativa della Quarta Armata. Cioè, in una villetta accanto alla caserma che è stata abbattuta per allargare la strada e dare sì l'accesso alle officine della caserma che sono state trasformate in scuola, c'era una villetta di 3 piani, lì c'era la contabilità generale della Quarta Armata, 350.000 persone dislocate Piemonte, Liguria, sino a Nizza. Quindi una massa di liquidi maneggiati, e le conseguenze anche della favola della Quarta Armata, che possiamo riprendere in altra maniera. L'8 settembre ad Alba è vissuto anche in maniera tragicomica, perché appena venne l'8 settembre c'erano dei tedeschi ad Alba, ma erano gente di meccanici soprattutto, erano dislocati, qui lo dico perché moltissimi non lo sanno, all'aeroporto di Govone, come gli aeroporto Govone, sì, dove Merola ha costruito la tintoria, la chiave di soccorso in altra destinazione. Lì c'era un aeroporto dove i tedeschi avevano una decina di Stukas che avrebbero dovuto fermare i bombardieri alleati che andavano a bombardare la Germania. Ecco. È successo un tragicomico che questi militari vennero in caserma e dissero: ma noi non sappiamo cosa fare, arrestateci. Il comandante, che aveva un nome, un cognome particolare, Radassau,
comandante di Alba, della piazza di Alba, le rimandò a Colonna, ma non finito lì. Verso il 10 arrivarono proprio i tedeschi, venne un reggimento, adesso dimentico il nome perché è in tedesco, comandato da un'anima criminale, Joachim Pepper, il quale si impossessò della città, soprattutto, ma si impossessò della caserma. Cosa fece? Prima cosa, come biglietto da visita, scesero e uccisero quattro militari. Quattro militari e ne violentarono l'esame perché li buttarono in un grosso montezzario che si ritrovarono vari giorni dopo. Costrinsero gli altri a salire sui treni, li tennero chiusi alcuni giorni, torture varie, grida e soprattutto qualche soldato guidato da tenenti in gamba, perché molti scapparono, riuscirono a fuggire. Io ho calcolato più di 500 militari riuscirono a fuggire e raggiunsero le nostre campagne, quindi furono i classici sbandati che poi alcuni diventano partigiani. Però le angherie continuarono e questo Joachim Pepper stava mettendo a ferro e fuoco la caserma, lo svuoto di armi, di tutto quello era utile per la carriera militare. Qui intervenne il vescovo. Il vescovo avvertito, unico, perché gli altri andavano un mosso, diciamo, anche la verità, non offendo né il podestà, allora non c'era il podestà, né altri mossero. No. Andò e, di suo coraggio, fece aprire i vagoni, maramaldescamente aiutate dagli infermieri dell'ospedale, dal dottor Carusi, che voglio ricordare, ne riuscirono a liberare decine a ricoverare nell'ospedale. Intervenne anche un personaggio che allora era un piccolo commerciante, Giovanni Carrero, perché era fornitore della caserma, era un gambo tipo suizio. Intervenne anche la signora Rizzoglio, che aveva il mulino, era una donna molto ricca, riuscì pagando a liberare molti militari, bisogna ricordarlo anche questo, ed è tra i giusti per le nazioni. Ma la giornata non finì lì, i soldati stettero a Genova ancora sui vagoni, faceva ancora caldo. Il giorno dopo il vescovo ritornò con delle crocerossine e riuscirono a liberare altri militari, ma ahimè più di 1500 raggiunsero la Germania. Lì fu un momento che la città visse in silenzio, mi disse mio padre. Avvenne un fatto doloroso, che qui voglio dire, che ci ha dato spunto in questi anni, perché questi anni questi fatti andavano dimenticati. E allora, siccome parlo di 20 anni fa, erano ancora vivi dei giovani, che allora erano giovani, e uno mi raccontò, ma c'è stato un morto, ha lasciato 7 orfani. E ricostruiamo il tutto, il morto è stato causato dai direttori scelti di Joachim Pepper. Appena arrivati oltre i 4 militari, uccisero un povero padre di famiglia che era venuto per vedere come stava suo figlio, che era militare qui ad Alba, e portargli il pane e salame. Era fuori sullo sfascio, non era saltata la strada. Diciamo, desiderio. Un direttore scelto, così mi dissero, chi aveva visto, dal ponte lo centrò. E per 2 giorni il corpo fu lasciato, guai a chi lo toccava, Rio Massale, e in 2 giorni il corpo fu lasciato all'incuria. Solo dopo, quando i prigionieri militari, vennero inviati in Germania, lasciarono un piccolo trappello di tedeschi e andarono a Cuneo, e a Cuneo successero altre cose. Nella caserma, bisogna dire una cosa, io lo scoprì gli anni dopo, appena i tedeschi lasciarono la caserma, ci fu l'assalto dei cittadini, perché allora Alba era povera. L'unica fabbrica era il quartiere, i miei, mi ricordo ancora, dal governo, si chiamava quartiere, era quella costruzione enorme dove a rotazione si passava da 2.000, 3.000, 1.500 militari. E la città di Alba viveva su quei militari che prendevano la decade ogni 10 giorni e andavano a spendere nel 100 e più piore della città. Quindi era una risorsa per la città. Appena i tedeschi andarono, molti cittadini adesso andavano a impossessarsi di cosa restava, perché era tutto
facevo. E mio padre mi raccontò, mi fece vedere che e come servirono, riuscì a portare a casa tre coperte militari, altre un nostro vicino di casa, le ho poi scoperte, portò a casa delle pentole. Ci fu anche un caso comico di un giovane mandato da sua mamma, va con te a piedi corre, anche tu, che invece di portare cose commestibili utili, portò a casa sei elmetti, gettandolo sconfitto di tutta la famiglia, perché poi quegli elmetti, che erano materiale militare, andarono in fretta a nasconderli in una buca nel giardino. Questi sono aspetti anche della guerra. Il ricordo di Rinaldi restò latente, ma nel 2007 riuscimmo, d'accordo con l'autorità comunale, a mettere una targa e l'abbiamo denominata giustamente il primo caduto della guerra di liberazione, perché la guerra di liberazione iniziò dall'8 settembre al 25 aprile del 45. Ecco, grazie Renato. E ricordiamo nel frattempo che in San Giuseppe, nella chiesa Giuseppe di Alba, c'è una mostra esposta dal 12 settembre, rimarrà fino a 19, poi può darsi che proseguirà, sull'eccidio di Boves, che in qualche modo è legato a quello che hai raccontato oggi, perché appunto Paper si spostò poi da Alba a Boves, e questo lo vedremo in un'altra puntata. Quindi grazie, alla prossima.